Cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano e con le nostre telecamere vi portiamo nella sede storica di Palazzo Corbelli. In occasione del 150esimo anniversario della prima esposizione impressionista di Parigi, inaugura oggi Impressionismo e arte grafica verso la modernità, una mostra visitabile dal 18 ottobre fino al 2 febbraio prossimo. Ma seguiteci per scoprirne di più. Detto anniversario è un pretesto ambizioso per l'allestimento di questo spazio espositivo. Grazie alla Fondazione, in collaborazione con Crédit Agricole, ecco, è soddisfatto di questa sinergia? Sì, sono soddisfatto. Beh, la Fondazione non poteva mancare a questo importante anniversario. E insieme, in collaborazione con Crédit Agricole, abbiamo riaperto questo splendido palazzo, e era appunto l'occasione per inaugurare la mostra della grafica impressionista. Ci sono tante opere, tante belle opere d'arte che arrivano da tanti prestatori che vengono così da tutta Italia, e questo non è soltanto l'unico motivo di soddisfazione. Un altro motivo penso che sia quello che quest'anno la Fondazione per l'Arte e la Cultura, questa è la terza mostra che organizza dopo il Novecento di Elio Giuliani, che celebra i pittori del nostro territorio, Osvaldo Licini, un marchigiano, quindi a livello regionale, un marchigiano, un artista importante del Novecento, e adesso un respiro internazionale con questa bella mostra di grafica impressionista. Aperta fino al 2 febbraio? Aperta fino al 2 febbraio, è visitabile nei giorni di venerdì, di sabato e di domenica dalle 16.30 alle 19.30. Direi che può fare gli onori di casa e invitare il pubblico di Fano TV. Sì, invito il pubblico di Fano TV, ma anche tutti i familiari di quelli che guardano Fano TV. Quindi è un'occasione importante per portare anche i nostri figli, i nostri nipoti a una mostra d'arte nella nostra città, perché penso che le nuove generazioni debbano essere accompagnate in questo percorso. E senza fare chissà quali percorsi per andare a visitare mostre molto lontano, abbiamo la nostra città che è ricchissima di eventi e di eventi anche di grande qualità, e quindi invito veramente tutti gli spettatori di Fano TV a visitare questa mostra. E siamo molto contenti, onorati di essere qui con voi, e speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di iniziative per la città, ma soprattutto per tutte le Marche, perché ce n'è bisogno, di portare un po' di cultura e di far vedere quello che abbiamo a disposizione. Quindi grazie alla Fondazione e grazie a chi ha lavorato e sta lavorando e lavorerà per tutto il periodo della mostra, perché è per noi veramente importante. E come detto, insieme al Presidente Gragnola, un lavoro fatto a quattro mani con Crédit Agricole per promuovere l'arte. Sì, per noi di Crédit Agricole l'arte è un mezzo per condividere la realtà che c'è in ogni città. Abbiamo anche come Crédit Agricole molte opere a livello nazionale, e oggi qui siamo in questa fantastica cornice che insieme al Presidente Gragnola abbiamo voluto riesporre ai nostri concittadini, ma speriamo non solo concittadini, anche turisti. E una mostra molto molto importante sull'impressionismo, un impressionismo visto da un lato un po' diverso, e spero insomma che il nostro contributo sia importante e sia apprezzato dai cittadini di Fano, ma dai cittadini di tutte le Marche. Altro mito da sfatare su questa mostra: ci furono tantissime recensioni favorevoli, ma quelle che passarono alla storia e che segnarono la nascita di questo fenomeno furono quelle invece malevoli, furono le stroncature, tra cui quella famosissima del critico Leroy sul Le Chiarivari, che era un giornale satirico, che riprese il titolo di un dipinto famosissimo, ci hanno costruito a Parigi un intero museo, Impressions sur le Levant, appunto di Monet, per dire: ah beh, è chiaro, questi dipinti non sono dipinti finiti, perché impression, come voi sapete, in francese vuol dire bozzetto,
è un dipinto che si fa davanti al soggetto e poi bisogna concludere l'opera nello studio. Quindi loro hanno avuto questo mese di accesso a questo spazio bellissimo nel centro di Parigi, non erano pronti e hanno portato dei bozzetti. I protagonisti, oltre le opere, sono i curatori della mostra. Allora io le chiedo, la domanda proprio sorge spontanea, si può immaginare come lo si può fare l'impressionismo senza colore? Lo si può fare perché l'impressionismo è un fenomeno artistico che ha amato molto la sperimentazione e quindi all'interno dell'ambito dell'incisione della grafica loro hanno sperimentato tutte le soluzioni, tutte le modalità per rendere gli stessi effetti di luce, gli effetti atmosferici che appunto loro rendevano nei dipinti chiaramente a colori, con la cromia data dai colori. E devo dire che nell'ambito della grafica hanno raggiunto dei risultati straordinari, che hanno fatto proprio la storia della grafica, anzi direi che hanno salvato forse la grafica da un abbandono al quale sembrava condannata proprio dall'avvento della fotografia. La fotografia sembrava che dovesse sostituire quelli che erano gli obiettivi e le finalità poi della grafica. Sperimentando soluzioni così innovative, a volte spericolate, tant'è vero che noi vediamo delle incisioni che sono state segnate, per esempio da Degas perché non era contento del risultato, ma con questi tentativi, con queste sperimentazioni, loro hanno raggiunto veramente dei risultati eccezionali che hanno proiettato la grafica verso il futuro. Troveremo soltanto opere dei grandi nomi o anche nomi meno noti? No. Oltre ai grandi nomi ce ne sono tanti altri artisti che non hanno magari fatto parte propriamente del fenomeno impressionista, ma erano amici degli impressionisti, condividevano gli stessi ambienti, praticavano gli stessi soggetti e magari non sono poi così noti come meriterebbero, perché sono tutti grandi artisti, è chiaro, alcuni meno noti e altri più noti. Quindi coloro che hanno preceduto gli impressionisti in determinate sperimentazioni, i compagni di viaggio e anche coloro che poi hanno seguito le loro indicazioni, i loro suggerimenti negli anni futuri. A quale arco temporale dell'impressionismo si riferiscono le opere presenti? Si va, per quanto riguarda, diciamo, gli impressionisti veri e propri, soprattutto dalla metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80. Non dimentichiamo che l'impressionismo dal punto di vista anagrafico andrebbe dal 1874 al 1886. Questi sono gli archi temporali in cui si svolgono le 8 mostre che appunto permettevano a questi artisti di offrirsi al pubblico. Naturalmente ci sono, dato che la mostra vuole in qualche modo documentare sia i precedenti sia, abbiamo detto, ciò che segue all'impressionismo, voi potete trovare stampe che vanno anche dalla metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Come pensa accoglierà il pubblico, ecco, l'impressionismo in chiave moderna? Spero che il pubblico rimanga colpito favorevolmente e stupito dai risultati che gli impressionisti hanno raggiunto anche in questo ambito. Per non lasciare nulla al caso e per dare un assaggio concreto al nostro pubblico a casa, ci avviciniamo ad un'opera per poterla commentare. Ecco, tra le stampe più significative che la mostra propone, io commenterei un secondo questa, perché rende perfettamente l'ambiente nel quale gli impressionisti e tutti gli artisti che con loro hanno percorso determinate strade si sono formati e hanno svolto la loro attività. Cioè una città che cresce, una città in cui convivono aspetti del passato come le carrozze, i cavalli e il futuro rappresentato dallo sviluppo industriale con le ciminiere sullo sfondo che fumano. Oggi a noi sembrerebbe esteticamente non appropriata una ciminiera di una fabbrica che
che magari inquina, ma allora in quel momento, dato anche l'ottimismo sociale che caratterizzava la maggior parte degli autori che noi comprendiamo all'interno del fenomeno impressionista, lo sviluppo economico, lo sviluppo industriale, i cambiamenti delle città erano visti in maniera molto positiva e queste stampe lo testimoniano. Il nero per eccellenza è il non colore, il bianco è la somma di tutti i colori, quindi diventa il foglio di carta un passo a due, un ritmo a due tempi fra questi due colori, il bianco e il nero. E quindi per la prima volta possiamo dire vedremo gli impressionisti senza colore, che potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è perché si sono dedicati a quest'arte e soprattutto anche grazie a questo mezzo tecnico sono riusciti a raggiungere delle vette incredibili. E lo vedremo perché tutte le incisioni in mostra rappresentano un dato atmosferico e una temperatura della luce, perché riconoscerete la luce calda della sera, la luce rovente di un mezzogiorno in campagna, ma anche la luce fredda del mattino, e questa abilità è resa possibile grazie a varie tecniche combinate come l'acqua tinta, l'acqua forte, la punta secca, che sono il mezzo tecnico con cui si sono espressi. Altro curatore della mostra è il professor Benelli e con lei parliamo appunto delle quattro sezioni in cui la mostra viene suddivisa, a chi sono dedicate. Allora, ovviamente partiamo da quello che è stato il periodo preimpressionista, quindi la grafica dedicata agli anni 50, 60 dell'Ottocento, quindi una grafica ancora legata alla cultura romantica, quindi possiamo vedere diversi paesaggi, questa scuola di Barbizon che opera appunto in Francia e che cerca di riprendere il paesaggio ancora con un dato realistico abbastanza legato alla realtà. Poi vedremo che con l'avvento della fotografia l'arte non sarà più mimetica verso la realtà, ma si cambieranno un po' le percezioni e quindi arriveremo a parlare del gruppo degli impressionisti. Lo faremo innanzitutto con la scuola italiana che lavora in quegli stessi anni, ovvero i macchiaioli che dipingono a macchie di colore, troveremo Fattori, Mostra, Signorini e poi con Manet che viene definito un impressionista anarchico. Non ha mai partecipato a nessuna delle 8 mostre impressioniste, però sicuramente era legato a quel tipo di temperie culturale, quindi avremo diverse opere di Manet per poi sfociare nella sala dedicata alla terza, a proprio al gruppo che ha partecipato alle 8 mostre impressioniste, quindi avremo artisti come Degas, Renoir, Pissarro, sicuramente uno dei più attivi che ha partecipato alle varie mostre che si sono succedute, e qui troveremo delle opere dove la percezione è fondamentale perché nonostante appunto sia un passo a due, un ritmo a due tempi fra bianco e nero, sicuramente gli artisti sono stati in grado di replicare gli effetti della luce, quindi anche la luce calda della sera, la luce bollente di un mezzogiorno, ma anche la luce fredda del mattino. Chiuderemo poi, aprendo alla modernità, con gli artisti come Boldini, Helleu e Toulouse-Lautrec, un artista molto amato che dipingeva il dietro le quinte della Parigi di quell'epoca. Un applauso, un ringraziamento ai collezionisti privati che hanno dato il loro prezioso contributo raccogliendo circa un centinaio di opere. Sì, sono 100 opere, ringraziamo chiaramente i collezionisti privati, le opere arrivano un po' da tutta Italia, ci sono tanti appassionati dell'incisione che amano raccogliere appunto questi fogli che pensiamo arrivino insomma dal 500 a oggi, quindi questa è solo una parte della scuola grafica e noi ne abbiamo selezionati diversi e quindi ne portiamo 100, circa 100, per dare un panorama veramente più ampio possibile legato appunto all'impressionismo e alla modernità. Posso chiederle come mai la scelta è ricaduta proprio su Palazzo Corbelli? Palazzo Corbelli è un palazzo sicuramente molto prestigioso, è un palazzo che respira dell'Ottocento, che è un po' il periodo della mostra e quindi veniva naturale farlo in questa sede che è stata recuperata recentemente grazie a un accordo fra la Fondazione Carifano e Credit Agricole. C'è un'opera che ha colpito la sua attenzione in modo particolare? Sì, è un'opera di Paul Ferdinand Gachet, che non era un artista che apparteneva prettamente alla scuola, ma era diciamo un protettore e un finanziatore del gruppo degli impressionisti. Lo ricordiamo tutti perché era anche il medico personale, lo psichiatra di Van Gogh. E assieme a questo gruppo di impressionisti aveva creato la Società degli Eclettici. Gli eclettici erano soliti riunirsi in delle cene o dei pranzi nei sobborghi di Parigi e il metodo per invitare appunto artisti come Pissarro, Degas, Sisley e tutti quelli della corrente impressionista era inviare loro un'incisione con una data. Qui abbiamo in mostra un'incisione che reca la data dimanche 7 febbraio, quindi una domenica 7 febbraio, ed è quindi un invito a una di queste riunioni della Società degli Eclettici. E ci piace
piace pensare che questa incisione possa essere stata nelle mani di un artista come Degas, Pissarro, Sisley o uno di loro. E la grafica verso la modernità, sicuramente l'impressionismo che non avete mai visto ma che vi invitiamo a conoscere attraverso questa mostra. Noi vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.